Buongiorno creativi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un nuovo Scopriamo le creazioni in resina, che come sempre ricordo è un format inventato da Erika Kawaii, che saluto. Ciao Erika, so che oggi le creazioni non sono molte, ma ho voluto fare delle creazioni esclusivamente a tema Galaxy e volevo utilizzare solamente questi stampi, quindi ho pensato di fare uno Scopriamo le creazioni in resina in questa tematica qui. Allora, sono molto curiosa anche perché ci ho lavorato tantissimo, perché adesso vedrete ho fatto due strati diversi di resina per creare l'effetto Galaxy e vediamo se appunto vi piace. Allora, partiamo da questo fiocco qui e voilà! Wow, mi piace moltissimo! È un po' opaco perché purtroppo questo stampo si sta opacizzando, come vedete soprattutto qui, perché comunque l'ho usato moltissimo, però non è un problema perché poi metterò della vernice lucida, quindi non creerà nessun problema. Sono molto molto contenta di aver creato questo effetto. Devo dire che ho messo anche troppi glitter argentati, ecco, in questo modo riuscite a vederlo meglio senza la luce. E ho messo sia dei glitter a stelline viola e argentate, e poi tutti i glitter a pallini argentati che mi fanno morire. Io adoro questi tipi di glitter. E la base nera è formata da glitter viola, bianchi e anche azzurrini. Ed è questo effetto che mi piace moltissimo. Vediamo adesso come è venuto l'alieno, sempre ovviamente con la stessa tecnica di fare due colate diverse di resina. E wow, anche questa mi piace moltissimo. Praticamente ho fatto un primo strato di resina trasparente, ho aspettato circa un'oretta, un'oretta e mezza, ho messo questi glitter disposti come volevo e poi ho fatto l'ulteriore strato di resina nera. Perdo anche dei glitter, tra l'altro, e wow, io più glitter mettevo più mi sentivo entusiasta, quindi io non ho avuto, diciamo, timori ad aggiungere altri brillantini perché è davvero uno spettacolo questo effetto Galaxy. Poi cosa vediamo? Vediamo il micio. Wow, che meraviglia! Oh mio Dio, sono molto contenta di aver fatto questa tematica Galaxy. Anzi, se volete il tutorial, scrivetemelo giù nei commenti. Mi piace da morire, ma veramente, veramente tanto. Io sono molto contenta di aver fatto questo micio, molto, molto carino. E spero che piaccia anche a voi. Poi vediamo le roselline, che sono molto semplici. Qua è sbordata un po' di resina, ma non c'è problema, tanto poi andrò a limare. E voilà, qua ovviamente non c'è il primo strato di resina trasparente, ma c'è solamente lo strato nero. Poi abbiamo quest'altra, ed è questa. Peccato che sia venuto solamente un petalo nero, come vedete, perché era perfetta, tutta colorata. E questa è una rosa grigia, è una resina di scarto comunque. E voilà. Poi vediamo, allora, vediamo questa creazione qui. Allora, questo è una sorta di fail, ve lo dico subito, perché quando ho colato il primo strato di resina trasparente, ho aspettato per mettere i brillantini. Nel momento in cui stavo mettendo i brillantini, mi è praticamente scivolato il barattolino con quasi tutti i glitter, e quindi praticamente è stracolma di glitter questa creazione, infatti. Quindi è una sorta di creazione di scarto. Vedete, qui c'è proprio una montagna di glitter, cioè purtroppo mi è scivolato il vasetto, quindi accidenti. Vabbè, comunque potrei metterci una creazione qui davanti, pure anche uno sticker qui davanti, perché comunque lo sfondo è molto carino con tutti questi glitter argentati. Peccato che me ne sono andati così tanti. Vediamo la chiave di violino. E voilà! Mamma mia, che meraviglia, che spettacolo! Qui addirittura i glitter sembrano quasi arcobaleno, perché questi glitter a pallini, questi argentati che poi sono anche qui, sono molto iridescenti. Mi piace da morire questa chiave di violino così, l'adoro tantissimo. Veramente, veramente tanto. Poi vediamo la sagoma di topolino, che sono davvero curiosa di vedere com'è venuta perché ci ho veramente messo più impegno rispetto alle altre, perché ho sistemato i glitter uno per uno. Vediamo subito. Wow, mio Dio, è stupendo! È stupenda questa sagoma di topolino. Oddio, quanti glitter! Non pensavo che ne avessi messi così tanti. Però, mio Dio, cioè, spettacolo! Sono molto, molto contenta di questa cosa. Sono molto soddisfatta di questo effetto. E questa sagoma di topolino così mi piace da morire. Ho cercato di accumulare più possibilmente i glitter qui. E un pochino qui, qua cercando di lasciare un po' lo sfondo nero, ovviamente. Ma wow! Adesso vediamo questo, prima di tutto, che è una resina di scarto, un semplice cuoricino. Qui non ho fatto due colate, ma solamente una. Wow, che spettacolo! Mi piace anche questa, molto semplice, come vedete, ad esempio qui c'è uno strato trasparente con i glitter, qui no. Però anche qui potrei applicarci sopra una creazioncina in resina. Oppure uno sticker, adesso vedrò, non so quello che mi capiterà o l'idea che mi verrà fuori.
infine vediamo le nostre sagomine di Sirenetta e di Ballerina. Allora, vediamo prima tutte le ballerine. Oh mio Dio, devo essere delicatissima, perché sono molto molto fine. Ok, sono anche molto morbide, le devo far seccare. Allora, questa è la prima sagomina. Non so se riuscite a vederla. Ed è la ballerina piena stracolma di glitter, che luciderò assolutamente perché purtroppo questo stampo è semilucido, quindi non si vede moltissimo. Come vedete, qua dietro è molto più lucido. Quindi questa è la ballerina, vediamo le altre due, sempre molto delicatamente. Oh mio Dio, ho paura di spezzare qualcosa. Oppla. Ok, questa è l'altra. Uguale, ovviamente. Vediamo invece le sirenette. Che queste molto delicate. Wow, che spettacolo! Mi piace tantissimo! Quanti glitter che ci sono! Wow, mi piace veramente veramente tanto. Vediamo le altre due. Ed eccoci qui. Queste sono tutte le mie ultime creazioni in resina esclusivamente a tema Galaxy. E questa volta io veramente non riesco a decidere qual è la creazione preferita. Sicuramente, sicuramente questa chiave di violino, essendo una musicista, io l'adoro, mi fa impazzire completamente. Ma in ogni caso sono tutte, tutte molto carine. Scrivetemi giù nei commenti invece qual è la vostra creazione preferita. E per oggi è tutto qua. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, che a me fa sempre tanto piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!